desire down in my soul. Sweet, sweet, beautiful, beautiful, soul saving joy. Seen the child who can make you whole, lying in a manger, away from unending care. Oh, joy, joy, joy in my soul. Oh, joy, joy, joy in my soul. Joy, joy, joy. God's great joy, 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 joy. Buon anno, benvenuti a tutti quanti. A quei da Drio e a quei davanti. E tanti auguri perché ormai siamo. Zenadai, Zenadai, Zenadai. Anduetti, sbateai, sbateai allegramente. Zenadai, par tutta la gente. E ora presentiamo tutti quanti gli ospiti perché oggi abbiamo una speciale, speciale. Più Zena, speciale e speciale. Zena, specialissima. Specialissima. E abbiamo naturalmente la nostra Gloria Zanin. La nostra Gloria Zanin che farà da parola di casa. Buon Natale, buon Natale, guarda, c'è tutto. Chi ghetto nel salotto, Gloria? Non mi entra il corno, non mi entra il corno, guarda, nel salotto tanto. Chi te che hai in fianco una persona particolare? Chi sei? Oggi parleremo di segni zodiacali per l'anno 2006. Sono qui con Claudio Campagnolo, giornalista della rivista Uno Magazine, e poi astrologo, scrittore, insomma, tante cose. Dopo ne parleremo, pulla di cose. E poi Sandro, chi sei che abbiamo ancora da ospiti? Intanto ciao a tutti. Quelli che abbiamo appena ascoltato, che li presenteremo tra un attimo, ma abbiamo anche un grande gruppo gospel di Padova, ma conosciuto in tutta Italia, i Summertime, e abbiamo nei suoi rispettivamente il direttore del coro e una dei fondatori. Beh, allora, caro Sandro, ti che sei il nostro esperto musicale, che di solito ti arrivi sempre nella seconda parte del programma, questa volta invece che posso a Natale sono tutti più buoni, dai. Con un gruppo locale, anche questo qua, esatto. Che, dato diciamo, il periodo, mi ha fatto ascoltare una bella canzone gospel. Giusto? Infatti, la canzone intitolata Joy, con la quale abbiamo iniziato questa puntata specialissima, in cui sono fiero di avere questo copricapo, come voi bronze, che ci accomuna. Bardà giusti, no? Esatto, allora io mi sposto un attimo più a destra, che così dove c'è la nostra carissima Cristiana Lirussi, fondatrice di questo splendido coro che abbiamo ascoltato, il Daigo Gospel Choir. Ciao Cristiana. Ciao, buongiorno a tutti, buonasera. Allora, da quanto tempo esiste questo coro padovano? Il coro esiste da 7 anni, siamo all'ottavo anno di attività. E come ogni anno il coro si rinnova con le sue voci e è composto da tutti i cantanti allievi della nostra scuola. Infatti il coro nasce dall'esperienza della vostra scuola, la Daigo Music School, che fa un sacco di cose. Organizza eventi, seminari, oltre che fare principalmente lezioni di musica e di arti espressive. E questo coro gospel, so che oltre a fare le canzoni tradizionali del gospel, ha fatto dei lavori anche per il jazz e anche sulla musica italiana. Sì, abbiamo vari repertori in programma, tra cui uno spettacolo tutto jazz e uno spettacolo tutto incentrato sui Beatles, perché ritengo che sia importante per un coro moderno, come noi ci proponiamo di essere, avere una preparazione il più vasta possibile.
Benissimo, allora noi torneremo più tardi ancora assieme a voi, non scappate dallo studio visto che con tutto questo colore ci fa molto piacere avervi qui in studio. Ricordiamo il Daigo Gospel Choir, ospiti di questa puntata di Frego e Venete. Ma a proposito di gospel, ci spostiamo un passo qui. Quando che parliamo del gospel, parlare del gospel in Italia, non soltanto a Padova e non soltanto nel Veneto, gospel vuol dire summertime, giusto? Esatto, esatto. Allora vorrei dare il benvenuto ai nostri due ospiti, Walter Ferrulli. Ciao a tutti. E buonasera. Ursula Pfeiffer, presidentessa dell'associazione Summertime. Sì, sì, presidentessa. Ecco, quindi con questo ruolo importantissimo anche per la parte organizzativa. Tra poco parleremo di un grande evento, ma intanto Walter, sappiamo che i Summertime sono reduci dalla quarta, se non sbaglio, partecipazione a un grandissimo evento. Sì, siamo stati anche quest'anno in Aula Nervi, in Vaticano, per come ospiti in questa trasmissione che va avanti ormai da più di 10 anni, credo che sia il 14° anno, se non mi sbaglio. Quindi stiamo parlando di Natale in Vaticano. Natale in Vaticano, sì, è una sorta di carrellata di grandi artisti italiani internazionali che si esibiscono su brani che in qualche modo hanno a che fare col Natale. Non sempre così, comunque ci sono, diciamo, artisti che magari vanno anche a presentare i loro ultimi lavori o persone che vanno a interpretare brani particolari. Insomma, si tratta comunque di una serata sicuramente molto molto emozionante. Poi in particolare quest'anno sì, credo che ci sia sono stati anche i big di quest'anno, qualche nome tanto per fare quest'anno credo che abbiano puntato soprattutto sugli italiani, perché c'era Renato Zero, c'era Baglioni, c'era Cocciante, Alex Britti, Mango, insomma c'erano probabilmente quelli che in questo momento hanno più successo in Italia e magari, diciamo, tra virgolette, i capi storici. Certo. Ma e comunque, tra tutti, chiaramente, c'era il gruppo dei Summertime. Infatti io rubo la domanda alle bronze, ma anche a tutti i nostri telespettatori. Come fa un gruppo padovano essere il coro ufficiale di questo grandissimo evento? Ma credo che ci sia, come sempre, una combinazione di ovviamente, ma probabilmente speriamo anche di merito. Scusa se ti interrompo. Abbiamo delle immagini che mettono assieme questo grande evento con un altro evento dei prossimi giorni di cui parleremo tra poco. Sono un po' distante, non le vedo bene, però. Un bel video. No, ecco. Credo che sia una combinazione di tante cose. Insomma, ovviamente il caso ha sicuramente il suo significato in questa cosa, perché siamo entrati in contatto magari con persone che ci hanno visti in un concerto importante che è stato quello che abbiamo cominciato a fare con l'orchestra. Qualche anno fa abbiamo ideato uno spettacolo molto particolare in cui erano coinvolti, oltre a un'orchestra sinfonica, dei ballerini e degli ospiti anche di un certo livello, e probabilmente questa formula è stata molto apprezzata e quindi siamo stati chiamati il primo anno, poi forse evidentemente siamo stati anche bravini e allora hanno deciso di allora, questi Summertime che continuano a cantare in questo grande evento lì in Vaticano. Sì. Però invece con la Ursula che cura la parte importantissima e organizzativa, vorrei parlare di un evento che ci sarà a Padova tra pochi giorni. Sì, il 27 e il 28 al Teatro Verdi facciamo il nostro, diciamo, chiamiamolo il concertone, il concerto a cui tutti teniamo tantissimo, perché è il nostro momento e davanti al nostro pubblico, e vi assicuro che c'è una differenza, noi lo sentiamo proprio a pelle questa empatia che abbiamo col pubblico padovano. Il concerto è ogni anno diverso, però c'è la locandina, siamo alla fine penso in 120 sul palco, quindi addirittura. Sì, dal punto di vista organizzativo un massacro, però quindi, allora ricapitolando, allora siamo noi Summertime, c'è l'orchestra diretta dal maestro Di Gregorio, c'è la grande star Vittorio Matteucci che è reduce da tutti i suoi musical, dal Gobbo di Notre Dame dove era Frollo, adesso farà il musical con la musica della PFM. È reduce da una partecipazione a Frego e Venete. Vittorio da Play the Voice, sì, però diciamo le cose grosse. Vittorio fa dei brani, fa un brano gospel bellissimo, farà un brano pop veramente con la sua voce che incanta tutti. Sì. Poi non è scritto qua c'è Etienne con i Mighty Powers che fanno le coreografie dei nostri brani più scatenati, diciamo.
Poi c'è la soprano Stefania Miotto che viene a cantare con Vittorio e poi abbiamo il coro gospel Summertime Project che sono i cori gospel di bambini. Abbiamo questi 25 bello. Bambini che fanno gospel bello. Che sono il nostro futuro e sono stupendi. Benissimo, quindi anche il vivaio che si rinnova certo. E per l'occasione presentate anche un CD che racchiude tutta la vostra energia, vero? Sì. La vostra energia dal vivo. Sì, rappresenta direi fedelmente quello che è lo spettacolo. Magari quest'anno facciamo qualche brano pop in più perché stiamo sicuramente dando un pochino la svolta al nostro repertorio. Siamo partiti dal gospel, l'abbiamo esplorato credo in tutte le direzioni possibili e dopo 14 anni abbiamo pensato che fosse giusto anche tentare di esplorare altre strade che in qualche modo derivassero comunque da questo genere musicale, che però non fossero semplicemente, come dire, transennate all'interno di un qualcosa di già definito. Quindi stiamo costruendo qualcosa di nuovo, o meglio, stiamo cercando di costruire un genere musicale nuovo, cosa difficilissima perché ormai è stato fatto, scritto, cantato di tutto, però noi ci proviamo, insomma. Comunque, cerchiamo di... Non per interromperti, mi ricordo uno dei primi concerti vostri come Summertime, forse uno dei primissimi. Si vecchio però. e dico che l'emozione che GoPro va, la cosa bella del vostro coro è che riuscite a trasmettere delle emozioni da pennotti, proprio alti. Ed è una cosa che soltanto i veri artisti riesce ad avere. Ah, io ti ringrazio. Sai cosa succede, credo, magari non sempre, però quello che mi porta a continuare, quello che ha portato noi tutti a continuare a tentare di crescere in questo senso è il fatto che comunque noi sul palco proviamo le stesse emozioni. E io so che quando noi sul palco riusciamo ancora a emozionarci dopo 14 anni vuol dire che probabilmente anche il pubblico proverà delle emozioni simili, anche perché poi il pubblico restituisce sempre molto quando tu dai qualcosa al pubblico, il pubblico in qualche modo te lo fa capire. Te lo fa capire. Questo è quello che e noi al grande pubblico diamo l'appuntamento al Teatro Verdi il 27 e 28 dicembre con Christmas Show assieme ai Summertime. E adesso magari vediamo, per completare, qualche breve immagine da questo DVD, dando l'appuntamento appunto al Teatro Verdi. Where there is only joy, peace, and love. Hallelujah. Bene, si è chiuso il sipario. Sul teatro però il sipario da Frego e Venete continua a rimanere aperto, anche perché togli, scusa un attimo, siamo desmentegati no, allora, non siamo desmentegati nessuno sì. Perché se la nostra parona de casa, la parona del Saotto che mi faceva occetto ogni tanto, mi dava ma allora, io non mi posso fidare di voi. Lasciamo la parola a te per chi avevamo qua, chi avevamo. Allora, come abbiamo anticipato all'inizio, adesso mi tolgo le corna perché no, senti che hanno le campanellini natalizie. Quelle finte le hai tolte, ma le altre rimangono, sai? Ah, malizioso, mamma mia. Allora, avevamo anticipato all'inizio che abbiamo un ospite che ci darà molte soddisfazioni, ci toglierà tante curiosità, perché è ormai finito l'anno e tutti noi vogliamo sapere che cosa accadrà nel 2006. E quindi abbiamo qui Claudio Campagnolo, astrologo questa sera, però lui è giornalista della rivista Uno Magazine, la prima rivista in Italia, se non sbaglio, Claudio. Una rivista gratuita, siamo stati addirittura recensiti all'epoca dal Sole 24 Ore che ci ha dedicato un articolo. E perché si chiama Uno? Uno perché è il primo, esatto. Primo magazine. Magazine oppure magazine? Allora devi